Buonasera a tutti, benvenuti ad alcuni che non riconosco, ben ritrovati tutti gli altri naturalmente, amici e zona e strada. Presentazione del programma del Municipio 2 stasera finalmente, il contesto l'abbiamo già sperimentato per il programma di Milano, quando abbiamo presentato qualche settimana fa con Gianluca Luigi Di Maio il programma appunto di Milano. Che dire, è un momento per noi importante, qualcuno probabilmente avrà notato la disposizione delle sedie, che non è casuale naturalmente, perché abbiamo voluto consapevolmente riprendere quella che è la disposizione durante i nostri tradizionali incontri del lunedì sera, perché riteniamo che questa disposizione aiuti non solo a guardarci in faccia, ma anche a favorire un dialogo reale tra di noi. Stasera io cercherò di moderare l'evento presentando i diversi punti, parleranno diverse persone che si occuperanno delle diverse tematiche e con me ci sarà anche Luigi e interverremo poi insieme. Io direi di accorciare un po' i tempi perché abbiamo iniziato con diversi minuti di ritardo e quindi con Luigi introdurrei subito il primo punto. Grazie a tutti, prima di cominciare volevo ringraziare i nostri portavoce che in questa legislatura hanno, come dire, fatto questo ingrato compito, a cominciare da Alessandro Mattaglia, dal Seife, dal Ben, che dovrebbe arrivare, ha avuto un problema di traffico in autostrada, e quindi partiamo con questa serata. L'immagine di questa serata, come ha detto Luigi, noi vorremmo trattare diversi punti, tutti sui quali come movimento abbiamo lavorato e abbiamo prodotto proposte e guardato la situazione abbiamo verificato cosa è stato fatto e cosa vogliamo fare. L'obiettivo di questa serata è quello di dare l'immagine di quale rapporto il movimento, sia quando è opposizione, sia quando sarà, speriamo, nelle istituzioni, debba avere con i cittadini e con i comitati, le associazioni. Per questo questa sera li abbiamo invitato e speriamo che qualcuno ci sia e che possa dirci anche qualche argomento che vi sta a cuore. Iniziamo quindi sull'aspetto culturale di questo rapporto, introducendo alcuni argomenti che saranno la trasparenza, la partecipazione, il bilancio partecipato e una breve relazione su che cosa è cambiato col regolamento del municipio. Quindi cominciamo con il primo punto e darei la parola su questo argomento alla Presidente del Municipio 9. Noi siamo andiamo avanti. Futura Presidente del Municipio 9, Milena Savaglia. Meno formale. Allora, io prima di partire con la trasparenza, che è uno dei nostri punti, e la partecipazione e tutti gli altri, vorrei spendere due parole brevi su quello che è il Movimento 5 Stelle. Ci possono essere tante definizioni per definirlo, ma io preferisco usare la storia. Allora, l'8 settembre del 2007 350.000 cittadini sono scesi in piazza e hanno firmato una legge di iniziativa popolare in cui chiedevano ai governi presenti di eliminare quindi le persone che avevano problemi di legge, o meglio che fossero condannati in via definitiva dal Parlamento. Inoltre abbiamo chiesto, sempre con quelle 350.000 firme, di fare in modo che ogni parlamentare potesse fare soltanto due mandati, quindi 10 anni di non carriera politica ma servizio civile politico, e poi tornare al suo lavoro in modo tale che potesse poi permettere di migliorare quella fascia di società che dove dopo sarebbe dovuto rientrare. Tutto questo non è stato ascoltato, quelle 350.000 firme giacciono ancora chissà dove, e a quel punto questi cittadini, come molte di quelle associazioni che si stanno muovendo oggi perché hanno in mente di fare qualcosa sul territorio, di migliorare il loro territorio,
Questi cittadini si sono alzati le maniche e hanno deciso di cominciare a lavorare, di poter entrare nelle istituzioni e da lì cominciare a fare qualcosa. Questo è il Movimento 5 Stelle per me, ed è per questo che noi abbiamo e difendiamo il fatto di avere delle liste civiche e non ci vogliamo chiamare un partito. Questa è una premessa. Invece per quanto riguarda il municipio e quindi quello che noi vorremmo fare all'interno del municipio, partendo proprio dalla trasparenza, sono diciamo tre punti fondamentali, tre azioni inizialmente. Uno sicuramente è qualcosa che abbiamo già provato a fare ed è la videoripresa dei consigli di zona, dei consigli, scusa, in questo caso di municipio, e anche delle commissioni. Con questi con queste appunto registrazioni poi renderle pubbliche, in modo tale che un cittadino che vuole andare a vedere dopo un mese, due mesi, quello che è stato votato, chi ha votato cosa, abbia la possibilità di poterlo fare andando nel sito del Comune di Milano, sezione Municipio 2, e lì si può vedere la registrazione. La seconda cosa è sicuramente pubblicare sempre sul sito del Municipio 2 il bilancio trasparente, ma non solo trasparente, anche un pochino semplificato, perché se oggi andiamo a guardare il bilancio del Comune di Milano è un pochino complicato da leggere, quindi si potrebbe semplificare, andare a vedere nel dettaglio, e quindi il cittadino deve avere la consapevolezza e la possibilità di verificare quello che fa, di controllare quello che fa l'amministrazione. Quindi il problema non è più chi va a governare, perché comunque se questo verrà attuato, il cittadino, qualunque sia chi, cioè la persona che governa, comunque la giunta o il partito, avrà la possibilità di controllare. La terza cosa è praticamente rivolta anche alle associazioni, è pubblicare sempre all'interno del sito del Comune di Milano una sezione dedicata alle associazioni, a tutti i contributi che le associazioni prendono, quindi tutto quello che viene erogato dal Comune di Milano, comunque in questo caso dal Municipio 2, e inoltre pubblicare anche gli organi statutari delle associazioni che hanno ricevuto questi contributi e anche il bilancio appunto delle associazioni. Un'altra cosa importante per noi è appunto la partecipazione, che sono praticamente vanno di pari passo, no? E come possiamo migliorare la partecipazione? Abbiamo visto che praticamente già nel programma di Pisapia se ne è parlato tanto anche di trasparenza, di partecipazione, però secondo noi la partecipazione siamo ancora lontani dalla partecipazione. Come possiamo allora migliorare questa partecipazione con le persone, con i cittadini che sono molto, come dire, tesi, non fanno difficoltà a partecipare? Innanzitutto facendo una cosa semplice secondo noi: affiggere all'interno delle scuole, degli asili, di tutti i posti pubblici delle il calendario dell'invito al consiglio di zona con i punti dell'ordine del giorno, per cui chi va a prendere il bambino ha la possibilità di vedere se gli interessa un argomento, quindi partecipare. Una seconda cosa che sicuramente possiamo fare è istituire per ogni quartiere uno sportello al cittadino, che serve un po' in generale sia per le istanze, quindi un cittadino ha bisogno di comunicare, segnalare qualche cosa che non funziona, comunque di chiedere informazioni per essere indirizzato meglio per risolvere il problema, e quindi servirà appunto per risolvere i problemi del cittadino e comunque incanalarlo nel modo migliore possibile per la soluzione del suo problema. Poi altra cosa fondamentale è sicuramente istituire dei tavoli di lavoro su argomenti importanti. Nel Municipio 2 abbiamo la sicurezza, abbiamo la coesione sociale, abbiamo il verde pubblico, abbiamo varie tematiche di cui ci dobbiamo occupare con le associazioni, con i cittadini, possibilmente insieme. Un'altra cosa fondamentale è un incontro con tutte le associazioni, tutti i cittadini su tematiche almeno una volta al mese, poi insomma si vedrà nel momento in cui avremo la possibilità di sperimentarlo dal vivo. E infine il referendum, ovviamente il referendum si possono fare anche e si dovrebbero fare anche sul municipio, in questo caso Municipio 2. E altra cosa fondamentale è il bilancio partecipato che vogliamo attuare. Abbiamo visto un'idea di bilancio partecipativo con la precedente la giunta uscente, e noi vorremmo provare a farlo, insomma.
E adesso non so. Sì. Esatto, anche se poi abbiamo visto che in realtà non sono ancora state definite, per esempio, quelle che saranno le risorse a disposizione dei diversi municipi, che potranno quindi poi operare concretamente e proporre i bandi con i quali si potranno scegliere soprattutto i progetti che si presenteranno. Quindi la cosa è ancora un po' fumosa, non è definita, e questo è un forte limite, visto che a molto breve si va a votare. Per sottolineare questa cosa, favorire la partecipazione significa istituire e lavorare molto su questi strumenti, cioè sul referendum deliberativo vincolante per una giunta che sia del municipio o del comune, e anche sul bilancio partecipativo. Anzi, ricordiamolo che qui domani ci sarà un incontro con alcuni anche portavoce nazionali proprio su questo strumento, che deriva tra l'altro dallo sfruttamento di un software open source, come noi riteniamo essere importante anche, e uno strumento che è già in vigore in alcune località piccole, ma che dovremmo adottarlo anche per realtà molto più grandi come Milano. Fondamentalmente alcuni attivisti di Milano si sono dedicati, Luigi uno di questi, a pulire questo strumento perché possa essere adattabile a diverse situazioni, e quindi ricordiamo che domani alle 16 ci sarà sempre qui presso il Museo del Manifesto Cinematografico questo importantissimo appuntamento. Tu hai già introdotto il prossimo argomento, qui abbiamo un amico, Max Gaetano, che ha dedicato molte ore, molte risorse, molte energie a questo argomento, e quindi Max vieni a raccontarci un po' questo strumento, insomma, importantissimo, grazie. Sì, ricordiamo che i due principali strumenti di democrazia diretta sono il referendum deliberativo, detto anche il propositivo, e il bilancio partecipativo, che è nel DNA del Movimento 5 Stelle ed è particolarmente sentito soprattutto dal Movimento 5 Stelle di Milano. Tanto è vero che se il PD è stato costretto l'anno scorso a fare un bilancio partecipativo, peraltro fatto in maniera un po' dilettantesca, è perché il Movimento 5 Stelle presentò una mozione approvata poi da quasi tutto il Consiglio Comunale, credo forse addirittura di Milano. Io vorrei fare qualche cenno storico e fare una premessa. Innanzitutto, se noi vinceremo le elezioni sia in comune che nelle zone, ci avvaleremo dei migliori esperti d'Europa per quanto riguarda il bilancio partecipativo, in particolare Giovanni Allegretti, che è il massimo esperto forse al mondo che collabora con l'ONU e con l'Unione Europea per quanto riguarda tutta una serie di bilanci partecipativi che stanno avvenendo in tutta Europa, soprattutto a Lisbona, a Parigi, Amburgo e altre città, e Stefano Stortone, che è un allievo di Allegretti, che è stato proprio a Milano ed è un attivista del Movimento 5 Stelle, insieme alla professoressa Fiorella Vicindio. Detto questo, perché parliamo di democrazia diretta? Non ci basta la democrazia rappresentativa? Ebbene no, perché voi dovete sapere che laddove la democrazia rappresentativa non è massicciamente bilanciata dalla democrazia diretta continuativa, cioè dagli strumenti del referendum propositivo e del bilancio partecipativo, non vi è la caratteristica della democraticità. Perché? Perché in democrazia rappresentativa si può solo mettere una X per scegliere delle persone che poi, una volta elette, non hanno nessun vincolo di mandato e faranno quello che gli pare. Tanto è vero che non solo l'Italia, anche se noi ci vantiamo di essere campione del mondo, un numero impressionante di eletti cambia, poi non solo cambia partito, ma va a votare cose contro gli stessi elettori che li hanno votati. Questo sia a livello nazionale che a livello comunale, e da secoli. E voi vi direte, vabbè, ma la democrazia diretta è una cosa nuova, bisogna sperimentarla. Non è così. Innanzitutto non è utopia. Dovete sapere che il primo embrione di democrazia diretta vi fu 25 secoli fa nella Atene di Plistene, e addirittura già allora c'era qualche nucleo di 5 Stelle, perché vi era il divieto di fare più di due mandati, e all'epoca il divieto era non potevi neanche fare consecutivi due mandati, potevi farli solo una volta, poi un alternato, poi un'altra volta, poi tornavi a casa.
Detto questo, voi dovete sapere che a 60 km da qua, già nel 1200 in Svizzera, cominciava a formarsi quel nucleo di cantoni che portavano avanti la democrazia diretta attraverso il referendum deliberativi, che chiamano propositivi, ma una volta che la popolazione ha approvato il referendum, quello diventa legge obbligatoriamente da parte del Consiglio Comunale, del cantone, che riguarda la nostra provincia, o dello Stato confederale svizzero, dal 1200, e noi siamo qua nel 2015. L'Italia è uno dei fanali di coda in questo senso in Europa. E, addirittura nel 1600, nel New England, cioè negli stati a nord-est degli Stati Uniti, venivano i town meeting, cioè assemblee comunali, dove una volta l'anno veniva deciso tutto quello che doveva fare il comune l'anno dopo dai cittadini. 1600. Il più grande stato al mondo dove si applica una democrazia diretta continuativa è la California. È una cosa abbastanza sconosciuta, ma in California la California trasse ispirazione dalla Svizzera. La Svizzera ha dato ispirazione a tutto il mondo, la Svizzera ha dato ispirazione anche ai movimenti per di più democrazia che sono in Germania. E in realtà poi nel 1989 a Porto Alegre abbiamo nasce tra il 89 e il 90 il più grande strumento di democrazia diretta, che è il bilancio partecipativo. Perché è più importante? Perché non solo con il bilancio partecipativo si decide cosa fare, ma si decide anche finanziariamente quanto spendere per fare quello che si è deciso di fare. Che cos'è il bilancio partecipativo? Il bilancio partecipativo è quello strumento che permette alla cittadinanza, ai cittadini, e non a un ristretto gruppo di consiglieri comunali comandati da qualche lobbista locale, che poi di solito sono gli immobiliaristi, che ci permette di decidere come spendere i soldi che abbiamo in cassa, essenzialmente le spese, diciamo, non le spese correnti, le spese che chiamiamole straordinarie o di investimento, perché una volta pagati gli stipendi, pagate le spese di manutenzione degli edifici, pagate le spese relative ai servizi erogati dal comune, avanzano dei soldi che normalmente vengono decisi nelle segrete stanze del consigliere comunale. Mentre a Porto Alegre nel 1989 cominciavano i cittadini a decidere per se stessi. E il fatto è talmente importante che la precedente amministrazione aveva promesso di modernizzare la cittadina di Porto Alegre, che considerate era il terzo mondo in quel momento, venivano da 20 anni di dittatura, tutto l'intero Brasile, non fece nulla la precedente amministrazione, che era durata dall'84 all'89. Tramite il bilancio partecipativo, il primo anno andarono pochi cittadini, ma quei pochi che andarono misero le fognature che non esistevano a Porto Alegre nel proprio quartiere. Dall'anno dopo tutti gli altri quartieri cominciavano a popolare il bilancio partecipativo, che ebbe un picco di accessi, e non ci crederete, ma Porto Alegre tutti i quartieri hanno le fognature grazie al bilancio partecipativo, perché si aspettavano la democrazia rappresentativa, stavano ancora con i bagni in mezzo alla strada. Detto questo, qualsiasi spesa rilevante può essere decisa, anzi deve essere decisa dai cittadini. O qualcuno di voi pensa che 30 consiglieri comunali possano avere la competenza e l'intelligenza e si possano sottrarre alle spinte lobbistiche che sono massacranti ovunque nel mondo? Qualcuno pensa questo? No. Se ci sono gli strumenti di democrazia diretta, penso che siamo tutti concordi nell'usarli. Tutti, a parte i praticanti di professione. Dovete sapere quindi che Porto Alegre, grazie anche a degli eventi come il Social Forum che avvenne qualche anno dopo lì, ha dato il là perché si diffondesse in tutto il mondo, anche in Canada, negli Stati Uniti, in Europa, in Nuova Zelanda, il bilancio partecipativo. In particolare abbiamo in Europa città enormi come Parigi che hanno destinato 75 milioni di euro l'anno al bilancio partecipativo. Tenete conto che Parigi ha un bilancio di circa 8 miliardi di euro, non è molto distante da Milano che ha un bilancio di 5 miliardi di euro. Quindi ci auguriamo di poter fare il bilancio partecipativo sia in zona 2 che in tutte le zone di Milano che nel comune di Milano, con molto di più del misero milioncino a zona che ha messo il PD nel precedente bilancio partecipativo. Se Parigi può fare 75 milioni, Milano ne può fare 70.
ma dovete sapere che Porto Alegre fin da subito mise il 10% del budget del primo anno, fino ad arrivare al 25% del budget totale. Questo vuol dire la quasi totalità delle riserve monetarie che non siano spese correnti. Comunque dopo, se avete qualche domanda, possiamo andare avanti. Ultimissima cosa. Ultimissima cosa per farvi capire quanto le lobby in realtà siano molto presenti nel Consiglio Comunale. Uno dei maggiori esperti al mondo del bilancio partecipativo è Thomas Benedetti, il quale scrive, sono tre righe, a parte la responsabilità centrale dei politici, tante decisioni finanziarie dei governi territoriali, comune, comprensorio e provincia, si riferisce alla provincia di Bolzano, sono precedute da un'attività intensa di lobbismo dietro le quinte degli organi rappresentativi. Thomas Benedetti, agosto 2013, Bolzano. Se a Bolzano sono mangiati dai lobbisti, non vi dico cosa può essere Milano. E non è distante da Roma Milano, come mafia capitale. Sono molti, però non vorremmo fare un monologo di tutti i punti, quindi se ci sono delle domande sui punti che trattiamo, vi invito a farle e così rispondiamo. Se no, passiamo all'argomento successivo. Vorrei fare una domanda sulla questione che poneva Milena. Perché in quanto associazione, non ci siamo conosciute come associazione contro tunnel, perché ci avete supportato su alcune raccolte firme sul tema fondamentale per noi dell'elevato ferroviario. La cosa che mi ha rammaricato di più in questi anni è vedere quanti soldi il Consiglio di zona ha distribuito alle associazioni compiacenti, negando a noi, associazione vera, concreta, qualunque tipo di sostegno, per non dire affossando alcuni progetti, e quindi sapere con certezza che alcune associazioni travestite da associazioni, ma in realtà comitati per Pisapia piuttosto che altro, nel corso degli anni hanno ottenuto questi finanziamenti, io ce l'ho qui. Prima o poi ho un sassolino che dalla scarpa mi devo togliere. Quindi mi interessa moltissimo il discorso della trasparenza sulle delibere del Consiglio di zona e sulla destinazione dei fondi. Mi interessa moltissimo l'idea che il bilancio del Consiglio sia trasparente, perché se io mi vedo negata una richiesta che ritengo legittima, però sono un'associazione che ha tutti per poter entrare nel registro e ottenere quei finanziamenti, e poi il giorno dopo vedo che viene data 1.000 euro al comitato di turno, e allora il volontariato salta la partecipazione cittadina, salta tutta la stima che io devo avere, tutta la fiducia che io posso avere nelle istituzioni, salta completamente. Quindi questo punto per me è fondamentale. E mi domandavo anche sul discorso del comunicare ai cittadini l'ordine del giorno degli incontri. Molto spesso noi siamo venuti a sapere di un argomento all'ordine del giorno per via traversa. Esiste una sorta di newsletter che il Consiglio di zona può inviare a chi lo richiede, dicendo quel giorno c'è questa commissione, quel giorno c'è... Perché molte volte noi avremmo avuto interesse a partecipare a una commissione, ma la scopriamo il giorno dopo. Quindi se c'è, esiste già. Se sei in zona, ti scrivi e loro ti mandano tutti gli eventi che vuoi, con tutti gli ordini del giorno. Allora, questa è una ragione, però, e grazie. Con 10 giorni di anticipo. Hai visto che serve? Silenzio. Esatto, già ha risposto la signora del comitato Doria. Basta iscriversi alle commissioni e ti arrivano tutte le convocazioni. Le singole commissioni. Sì. Poi volevo dire un'altra cosa sul fatto della trasparenza che Milena ne ha parlato prima. Dunque abbiamo presentato a tutti i consigli di zona una mozione che chiedeva che diventasse delibera un foglio, un Excel molto semplice in home page delle zone, dove veniva segnalata per commissione sport, la società, l'associazione X, importo e evento. Nella mia zona, sono consigliera di zona 3, è passata, quindi tutti d'accordo, e poi non è stata mai attuata. Questo sarebbe già un passo notevole in termini di trasparenza nei confronti dei cittadini. Ogni zona ha circa 200.000 euro di budget,
al momento. Adesso il municipio, come diceva Francesco, non sapremo quanto verrà destinato. Però ecco, 200.000 euro, come appunto dicevi tu, per metodo d'arte del tu, non si sa alla fine, lo sappiamo solo noi con accesso agli atti, come vengono spesi. Esatto, io volevo soltanto fare una puntualizzazione perché ritengo sia necessario a proposito del referendum deliberativo. Noi abbiamo sempre puntato, punteremo naturalmente sempre a non avere nessun tipo di quorum, perché abbiamo cercato anche, modificando lo statuto del comune, di ottenere questa cosa e non ci siamo riusciti, perché il quorum sappiamo essere la metà dei votanti che si... dell'ultima elezione. Però diciamo che è un passo avanti, anche se il nostro modo di ragionare non è quello del compromesso o della mediazione, ma è quello di ottenere, come dire, il miglior strumento possibile e immaginabile, così come tutte le proposte di legge abbiamo visto sugli immuni civili e su tante altre questioni naturalmente. E su questo non molleremo mai a tutti i livelli, che sia il municipio, che sia il comune o che sia naturalmente il paese e l'Europa e le regioni naturalmente. Ci siamo chiesti, a proposito di questo discorso, anche nel passaggio dal consiglio di zona al municipio, quali potessero essere realmente queste modifiche, perché essendo informati stare sul pezzo da questo punto di vista voleva dire già partire avvantaggiati. Abbiamo visto che alcuni argomenti purtroppo ancora non sono definiti, non sono chiari e trasparenti. A questo proposito, allora, Alice adesso ci ci nuclearà questi aspetti, queste competenze che si modificheranno nel passaggio dal consiglio di zona al municipio. A te, Alice. Grazie. Sì, esatto, il 14 aprile del 2016 è stato approvato il nuovo regolamento dei municipi, determinando così il passaggio dalle ex 9 zone milanesi ai municipi. I municipi sono degli organi rappresentativi della popolazione locale e sono una sorta di piccoli comuni all'interno di un comune più grande, cioè appunto il comune di Milano. Ciò si evince anche dal nuovo sistema elettorale di questi municipi, che equivale allo stesso metodo di elezione per i comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Per la prima volta potremo votare direttamente il presidente del municipio e la soglia per l'elezione al primo turno del presidente è abbassata rispetto a quella del presidente, cioè del sindaco. Quindi non è più non è il 50% più uno, come per appunto il comune, ma è il 40%. Quindi il presidente potrà essere eletto al primo turno col 40% dei voti, oppure qualora nessuno dei presidenti raggiungesse tale soglia, si andrebbe al ballottaggio. Per quanto riguarda le competenze, se da un lato si mantiene l'apertura del municipio verso la partecipazione del cittadino, infatti il municipio è o comunque dovrebbe essere un luogo di un punto di riferimento per il cittadino, è un luogo in cui appunto il cittadino può intervenire e può adire per manifestare le proprie problematiche piuttosto che per avere informazioni sulle attività e le competenze del municipio. Per quanto riguarda invece le competenze, pur rimanendo sempre gli stessi gli ambiti di competenze quali servizi educativi, servizi per la persona, servizi anagrafici, servizi culturali, assistiamo ad un ampliamento di tali competenze. Anche verde. Sì, verde urbano. Assistiamo ad un ampliamento di queste competenze e di queste funzioni. Allora, per quanto riguarda i servizi culturali, i servizi sportivi, il municipio cercherà di creare una rete con le associazioni e gli enti, appunto legati ai fini sportivi e culturali, dando anche dei contributi economici per appunto finanziare questi progetti. Infatti parte del bilancio comunale sarà proprio destinato ai municipi per finanziare tali iniziative.
Per quanto riguarda invece i servizi educativi, i municipi avranno le stesse competenze in ambito di diritto allo studio proprie dell'amministrazione centrale, quindi ovviamente promozione dell'educazione, di eventi e attività educative, nonché la gestione degli spazi quali scuole adibite appunto all'istruzione nel periodo di tempo in cui non vengono eseguite, cioè non